Il museo certamente non è solo uno scrigno chiuso che si apre a richiesta di pochi specialisti o appassionati. Il museo vuole essere un centro, sì, dove si raccolgono tutti i documenti archeologici di una determinata regione, ma dove questi documenti vengono presentati, illustrati, a un pubblico quanto più possibile vasto, che deve poter capire il significato umano. Quando fu progettato e costruito da due architetti, uno dei quali del nostro ministero, competente era ancora pubblica istruzione. Solo che poi dalla fine degli anni 60 in poi rimase lettera morta, perché le solite questioni burocratiche che ci sono in Italia. Si è potuto realizzare soltanto quando giunsero negli anni 80 dei fondi per investimenti e occupazione destinati al sistema museale di Cagliari. Quindi fu ripreso l'edificio, ristrutturato, perché da 20 anni non c'era più stata fatta la manutenzione, programmata la nuova esposizione e si riuscì nel 93 ad inaugurare il piano terra, il primo piano del museo. Mi fa l'effetto di come quando l'ha sposato da diversi anni tornavo a casa dei miei genitori oppure anche dei miei nonni, cioè rientravo a una casa dove avevo vissuto per tanti anni, anche se l'arredamento era cambiato, le persone erano diverse, non erano più le stesse, ma io qui nel museo mi sento ancora a casa. Ma aneddoti ce ne sarebbero moltissimi, perché fu un lavoro gigantesco. Mentre si stava lavorando per spostare i materiali, si avvicinò un nostro addetto alle lavorazioni che mi disse: che ne pensa di questa testa di bronzetto? Era un nocciolo di albicocca che con le mani d'oro che aveva Alberto aveva intagliato esattamente come il volto di un bronzetto. Il museo è pieno di reperti, ce n'è diverse centinaia, forse qualche migliaio. Per me sono un po' tutti uguali come figli, non ce n'è qualcuno a cui sia particolarmente legato. Forse un po' quelli che ho scavato personalmente, come le statue di Monteprama o altre cose, oppure anche questo, cioè la stella di Nora, perché Nora è un sito dove ho lavorato dal 77 fino al 2006, famosissima perché ha il nome della Sardegna, Sherden, S-R-D-N, in caratteri fenici, è la prima attestazione, la più antica del nome che viene utilizzata ancora oggi. Le statue di Monteprama sono uno dei reperti più importanti del Museo Archeologico di Cagliari. Devo dire che sono state tenute nascoste dal momento dello scavo 79 circa 10 mesi, il tempo di restaurare i pezzi più importanti con i soldi che avevamo e poterli poi esporre subito nella sala principale del museo, dove sono rimasti esposti poi sempre fino al momento in cui sono stati prelevati per il restauro complessivo che è stato fatto su Alli Punti presso Sassari dal grande laboratorio di restauro messo su dalla soprintendenza di Sassari. Sono sempre state esposte, quindi molta gente che dice non le abbiamo viste è unicamente per il fatto che non erano andate al museo. Tante cose avrei voluto fare che non è stato possibile fare per la struttura del museo, che è abbastanza grande ma non abbastanza. Io avrei voluto fare degli spazi di ricostruzione dei vari ambienti della vita quotidiana e della morte dei diversi periodi, cosa che purtroppo non era possibile fare per mancanza di spazio.